Io sempre ho lavorato convincendo la gente, no? Perché un allenatore cosa fa? Convince i giocatori a fare le cose. Per questo che io odio il computer, perché non lo posso convincere. Quando mi sbaglio, il computer, track, non si muove. Allora, quando ho cominciato a usare il computer, chiamavo mia figlia più piccola, Veronica, com'è questo? Mi si è bloccato tutto. E mia figlia cosa faceva? Mia figlia diceva, papà, è facile. Io già mi sentivo un idiota completo perché non riuscivo. In più mi diceva che era facile. E poi cosa faceva? Diceva, spostati. Spostati. Se metteva lei, in 3 secondi aveva risolto il problema. Dopo 10 minuti che lei tornava a fare i suoi compiti, mi si bloccava di nuovo. Perché io sono un analfabeta informatico. Mi si bloccava di nuovo e io non volevo chiamarla più a lei, chiamava l'altra figlia, almeno che non fosse la stessa. Allora questo mi ha fatto pensare, questo non lo devo fare con i miei giocatori. Non devo dirle che è facile una cosa che per me è facile. Perché non esistono le cose facili e difficili, esistono le cose che io so fare e le cose che io non so fare. Non devo dirle spostate e farlo io, perché non impara niente, si sente solo un idiota. Se volevo che si sentisse solo un idiota, allora ho fatto bene. Ma se voglio che impare, non devo dirle spostate, se lo devo far fare a lui, finché lo fa.